Presidente, che beffa con la B maiuscola. Forse a parte la prima mezz'ora dove il Perugia ha dimostrato di essere una grande squadra, poi il Pescara ha avuto le occasioni vere e nel secondo tempo c'era equilibrio, il punto era quel risultato giusto. Ma io probabilmente ho visto un'altra partita. Ma la prima mezz'ora, cioè, noi o ragioniamo che giochiamo contro gli avversari, perché se pensiamo di giocare da soli è chiaro che facciamo fatica ad analizzare serenamente le partite. Noi giocavamo contro una grande squadra, che il Perugia è una grande squadra, però credo che il Pescara non abbia assolutamente demeritato né nella prima mezz'ora né durante tutta la partita. Abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo preso una traversa, abbiamo avuto diverse palle gol, poi oggi improvvisamente abbiamo scoperto che c'è il VAR in Serie C, che dopo due minuti che l'arbitro perdeva tempo e non si sapeva che cosa doveva fare, dalla panchina aggiuntiva è arrivata, dal quarto uomo è arrivato il VAR, quindi abbiamo scoperto anche quello. Poi la punizione ci può stare o non ci può stare, ma nel momento in cui tu l'assegni e l'assegni per ben due volte, anche coadiuvato dall'assistente dall'altra parte, sinceramente mi sembra un pochettino esagerato, però vabbè, andiamo avanti. La partita quindi, diciamo che è una partita beffarda, o meglio, il risultato beffardo al termine di una partita che al presidente Sebastiani è piaciuta. A me è piaciuta la partita, perché contro questa squadra anche all'andata avevamo fatto una grande partita e avevamo portato a casa un punto, e sapete bene che meritavamo almeno di fare altri 2-3 gol. Oggi secondo me la partita si era incanalata bene, purtroppo abbiamo sbagliato quel rigore, però ci sta, perché chi non li batte i rigori non li sbaglia o non li segna, e abbiamo preso un incrocio dei pali con De Marco che grida ancora vendetta, il loro portiere ha fatto 2-3 interventi importanti, non mi ricordo di interventi di Blizzari. A Cornero, a proposito, si è fatto male o nulla di grave? Ma speriamo nulla di grave, ma si è fatto male. Quindi andrà valutato. Presidente, la squadra è uscita, nonostante la buona prestazione, tra i fischi e con cori anche brutti da parte della tifoseria, brutti nel senso, diciamo, forse di carichi di delusione. Ma la delusione ci sta, però le partite vanno viste, perché se si esce in questa maniera dopo una partita del genere, vuol dire che se sbagliamo una partita che succede? Il finimondo. Cioè, secondo me ci sta la delusione, perché io sono il primo a essere deluso, ma dopo una partita così non si può uscire dallo stadio in quella maniera lì. La prestazione di Edoardo Vergani e di Davide Di Pasquale hanno deciso il risultato con degli episodi. Di Pasquale ha fatto una partita secondo me importantissima questa sera. Ecco, la differenza tra i due episodi è l'atteggiamento di Vergani, probabilmente sia per il modo come ha calciato il rigore, ma soprattutto per come è uscito dal campo rispondendo con gesti di sfida ai suoi tifosi. No, non ha risposto con gesti di sfida. Una parte dello stadio ha applaudito, un'altra parte ha fischiato e lui ha riapplaudito chi l'aveva applaudito. Ma non dobbiamo guardare sempre gli aspetti e portarli sempre a essere negativi. Vergani oggi credo che abbia fatto la più bella partita da quando è a Pescara, quindi che c'è da dire? Ha sbagliato un rigore e ha avuto anche il coraggio di andarlo a tirare il rigore, per cui il rigore li sbaglia o li segna chi va sul dischetto a tirarli. Ci sta che possa sbagliare un rigore, normalmente Vergani tira rigori, tira in allenamento, tira rigori, tira delle fucilate, oggi ha pensato di piazzarla, il portiere è stato bravo due volte, perché anche sulla ribattuta è stato bravo, e quindi complimenti anche al portiere che è riuscito a salvare il risultato in quell'occasione. L'ultima da parte mia, prima delle domande da studio, uno sguardo al mercato, presidente Sebastiani, ci conferma che Tomasini è a un passo dall'uscita e che il Pescara è a un passo da Meazzi dell'Entella? No, non vi confermo nessuna delle due cose, perché fin tanto che non ci sono le ufficialità nelle operazioni io non parlo, perché abbiamo negli anni abbiamo imparato anche questo, no? Che quando una cosa è fatta poi magari esce fuori qualche problema, per cui quando le operazioni si faranno le ufficializzeremo. Oggi non sono ufficiali né l'uscita di Tomasini né l'ingresso di qualsiasi altro giocatore. Però allora andiamo a capire cosa manca per Tomasini e cosa manca per Meazzi. Ma Tomasini ha 10 richieste in questa categoria. Per quanto riguarda Meazzi, è un giocatore dell'Entella, è un giocatore che a noi piace, ma è un giocatore comunque dell'Entella, quindi bisognerà ragionare anche con loro. Studio per il presidente Sebastiani.
Fabio Ferraresi? No, chiaramente saluto il presidente, sulla partita ha detto tutto lui e mi trova d'accordissimo. Guardando un po' più a lungo termine, secondo lui questo Pescara può fare terzo, perché poi fare terzo significa tanto, no? Ciao Fabio. Sì, sì, ma secondo me siamo tutti lì nel giro di 3 punti, quindi 3-4 punti, per cui come abbiamo perso una partita, abbiamo visto ieri, ci sono state tante sorprese sia nel nostro girone che nell'altro girone, per cui può succedere ancora di tutto, mancano tantissime partite. A me quello che mi fa stare tranquillo è che la squadra sta bene, fisicamente sta bene, corre più degli altri e oggi credo che il risultato sia assolutamente bugiardo. Un'altra domanda per il presidente e poi lo salutiamo. No, volevo chiedere invece sull'olandese, siccome se ne è parlato in questi giorni, Rijks, che dir si voglia, dell'Utrecht, presidente? Dell'Icarri ci sta lavorando, vedremo nei prossimi giorni.